Salve a tutti, sono Defeli e benvenuti a questo nuovo video di ventenni cresciuti a pane e poche melle, dove tratteremo della terza parte della rubrica dedicata al breeding per Pokémon competitivi. Oggi parleremo di EV, a mio parere la parte più complessa dell'allevamento di un Pokémon. In questa guida andranno a convergere le due guide precedenti, che vi consiglio di guardare prima di questa. Che cosa sono innanzitutto gli EV? Gli EV o individual values sono valori individuali di un Pokémon che non sono segnati dal gioco, che non sono modificabili perché il Pokémon ce li ha già dalla nascita e che riguardano ciascuna statistica, quindi in tutto sono 6. Essi sono fondamentali per determinare le statistiche di un Pokémon. Ogni statistica può avere un valore di EV che varia da 0 a 31. Infatti, il Pokémon perfetto è quello con 6 EV al 31, grazie ai quali, con la natura giusta ed una buona distribuzione di EV, potrà raggiungere il massimo in alcune statistiche. La prima domanda che ci si pone è: come individuare questi valori nascosti? Dalla terza generazione nel gioco è stato introdotto un PNG, ovvero un personaggio che fa parte del gioco, non giocabile, il cosiddetto giudice dei valori individuali, che ci dirà in codice gli EV dei nostri Pokémon. Il giudice ci dirà prima il potenziale complessivo del Pokémon, ovvero in codice ci dirà gli EV totali che ha il Pokémon, la loro somma. Il potenziale complessivo del Pokémon può variare da discreto ad eccellente. Infatti, per creare un Pokémon perfetto, ovvero con 6 EV al 31 di ciascuna statistica, allora il Pokémon dovrà avere il valore di 186, che è quello massimo. Poi ci dirà nello specifico, sempre in codice, gli EV, parlando della statistica in cui il Pokémon ha più EV e dando dei giudizi che vanno da discreto a non potrebbe essere migliore. Quest'ultimo corrisponde a 31 ed è quello che interessa a noi. Quando vi sono più statistiche al 31, il giudice farà una lista delle statistiche del Pokémon con gli EV al 31. Ad esempio, se il Pokémon ha 31 EV in PS, attacco e difesa, allora il giudice ci dirà che il suo punto forte sono i PS, ed anche l'attacco non è male, ed anche la difesa non è male. E poi terminerà con la frase: il Pokémon non potrebbe essere migliore. Quando noteremo ciò, significa che stiamo sulla buona strada. Inoltre, dalla sesta generazione, il giudice ci dirà anche se una statistica ha gli EV pari a 0, indicando prima la statistica e dicendo poi letteralmente che non è un granché. Per fare un esempio pratico, supponiamo di avere un PJ con 31 EV in PS, attacco, difesa, difesa speciale e velocità. Dopo averlo selezionato, il giudice ci dirà: il potenziale di questo Pokémon è eccellente. Nel caso specifico, il suo punto forte sono i PS, ed anche l'attacco non è male. Ed anche la difesa non è male, ed anche la difesa speciale non è male, e anche la velocità non è male. Da questo punto di vista, il Pokémon non potrebbe essere migliore. Però l'attacco speciale non è un granché. Significa che quel PJ ha IPS, attacco, difesa, difesa speciale e velocità con 31 EV, e attacco speciale pari a 0 EV. Ora che abbiamo analizzato come trovare gli EV del nostro Pokémon, scopriamo come sapere in anticipo gli EV di un Pokémon prima di catturarlo. Questo sarà possibile solo con Pokémon Horas, dove grazie al Navidex possiamo scoprire genericamente quanti EV al 31 ha il Pokémon che stiamo cercando. Infatti nel Navidex, dove è presente l'icona del Pokémon, sulla destra si trovano delle stelline che, se illuminate, indicheranno quanti EV ha quel Pokémon al 31. Ad esempio, una stella illuminata equivale a una statistica con EV al 31, e così via. Inoltre, se vi sono tre stelle illuminate con un punto esclamativo vicino, significa che il Pokémon potrà avere anche più di 3 EV al 31. Ora, la questione più delicata e importante è: come passare gli EV al nascituro? Partiamo dagli strumenti fondamentali per trasmettere gli EV al nascituro. Il primo è il Destin Comune, ovvero uno strumento che farà ereditare al nascituro gli EV in 5 statistiche prese a caso dai due genitori.
Ad esempio, il padre a 31 IV in PS e velocità e la madre a 31 IV in attacco speciale, difesa speciale e velocità. Il nascituro avrà 5 statistiche prese a caso dai genitori e non è detto che erediti necessariamente quelle con IV al 31. Il secondo sono i vigor strumenti, strumenti appunto che passano gli IV di una statistica precisa al 100% ai figli. Ad esempio, se il padre ha il vigor cerchio, passerà sicuramente i suoi IV d'attacco al figlio. Il terzo, ma non meno importante strumento, è l'avere tanta pazienza. Quindi analizziamo un caso in cui abbiamo due genitori della stessa specie. Ad esempio due Bagon, in cui uno dei due Pokémon, supponiamo il maschio, ha già la mossa uovo, l'abilità e la natura giusta. Inoltre, supponiamo che questo Pokémon ha 31 IV in due statistiche, i PS e l'attacco. Il mio consiglio in questo caso è di dare a questo Pokémon la pietra stante, perché così sicuro la natura la passerà ai figli, e di trovare un altro Bagon, di sesso femminile questa volta, che abbia degli IV al 31 in statistiche diverse da quelle del maschio. Ad esempio, in difesa, attacco speciale, difesa speciale e velocità. Può anche avere IV in statistiche diverse e alcune in comune col primo Bagon, anzi, ancora meglio in questo caso, perché faciliterà la trasmissione degli IV al 31 ai figli. Poi date a questo secondo Bagon il destin comune. Dopo depositiamo tutti i Pokémon della squadra al box, lasciando un Pokémon con l'abilità Corpo di Fuoco o Magma Scudo, ad esempio Talonflame, Magcargo e altri ancora, perché tali abilità fanno schiudere le uova più velocemente, e poi portando i Pokémon da accoppiare alla pensione con i rispettivi strumenti. Dopo aver preso abbastanza uova da riempire la squadra, fatele schiudere e poi portate i nascituri dal giudice degli IV. Se un figlio supera, anche solo per un IV, uno dei due genitori, bisogna sostituirlo con il vecchio genitore e continuare ad accoppiarli. Ad esempio, se esce un Bagon maschio che ha PS, attacco, difesa e velocità al 31, lo sostituiamo col vecchio Bagon maschio. Continuate a far schiudere uova, ricordando di cambiare sempre i figli migliori con i genitori più scarsi, cercando di mantenere sempre uguali l'abilità e la natura, finché non uscirà un Bagon con mossa uovo, natura, abilità e 6 IV al 31, ovvero il nostro Pokémon perfetto. Facile a dirsi, ma a farsi? Se il problema fosse solo passare gli IV nell'allevamento, allora non sarebbe così difficile creare un Pokémon con 6 IV. Il problema è che oltre agli IV deve nascere un Pokémon anche con mosse, natura e abilità giuste. E a volte può capitare che esca un Pokémon con 5-6 IV al 31, ma non con l'abilità giusta. In quel caso il DS potrebbe volare fuori dalla finestra. Quindi, per farvi capire meglio come funziona il tutto, analizzeremo dei veri casi. Il primo consiste nell'avere più ditto con almeno due statistiche con IV al 31. Ad esempio, un ditto che per convenzione chiameremo A, con PS e attacco a 31 IV, un ditto B con difesa e attacco speciale al 31, un ditto C con difesa speciale e velocità al 31, e di farli accoppiare uno alla volta con il Pokémon che vogliamo rendere perfetto, ad esempio un PJ con 0 IV al 31, supponendo che tale PJ abbia già mosse, abilità e natura giuste. Il procedimento è dare ai ditto sempre il destin comune e ai PJ la pietra stante. Il primo passo consiste nel fare accoppiare il ditto A con PJ e fare uova finché non esce un PJ con PS e attacco con 31 IV. Fatto ciò, prendere questo PJ e sostituirlo al precedente, dandogli sempre la pietra stante per mantenere la natura. Sostituire poi il ditto A con quello B e assegnargli il destin comune. Successivamente fate uova finché non esce un PJ con PS, attacco, difesa e attacco speciale al 31. L'ultimo passo infine sarà quello di ripetere il procedimento 2, però stavolta con il ditto C e col nuovo PJ che abbiamo ottenuto, finché non esce un PJ con 6 IV al 31.
Ricordate di tenere sempre d'occhio mosse, natura e abilità del PJ. Piccolo consiglio che posso darvi è che se avete un ditto con 5 o 6 V al 31, che sono molto difficili da ottenere, allora molti di questi passaggi ve li risparmierete, perché basterà usare sempre lo stesso ditto e cambiare solo i PJ vecchi con quelli migliori in IV, man mano che fate uova, fino ad ottenere il PJ perfetto. Il secondo caso è quello già analizzato precedentemente dei Bagon, a cui aggiungo che se non avete Pokémon della stessa specie con buoni IV, potete sfruttare anche i Pokémon che sono del loro stesso gruppo uova e che abbiano abbastanza statistiche con IV al 31. Ricordate che negli accoppiamenti di gruppi uova la femmina passa la specie e i maschi passano solo le mosse uovo e non la specie. Infine, facciamo un esempio tenendo conto delle mosse uovo, abilità, natura ed IV per riassumere il tutto. Cerchiamo di creare un Gible natura decisa con 6 IV al 31, abilità cartavetro e mossa uovo sdoppiatore, partendo da zero, quindi come se non avessimo nessun Pokémon con IV al 31 da sfruttare. Per prima cosa, iniziamo con l'assegnare la mossa sdoppiatore a Gible. Per fargliela imparare, bisognerà accoppiarlo con un Bulbasaur, Aron, Bagon o altri che la prendono normalmente. Per far sì che continui la specie, allora il nostro Gible dovrà essere per forza femmina, e quindi il Bulbasaur maschio e con la mossa sdoppiatore, se volessimo prendere come esempio Bulbasaur. Li facciamo accoppiare e senza problemi dovrebbe uscire un Gible con la mossa sdoppiatore. Mettiamo il caso che sia maschio. Ora passiamogli l'abilità e la natura. Basterà andare a catturare un Gible femmina di natura decisa e con l'abilità cartavetro. Il Navidex e l'abilità sincronismo aiutano moltissimo per trovare tale Pokémon. Poi, una volta ottenuto un Gible femmina, che chiameremo Gible Y, deciso e con l'abilità cartavetro, lo faremo accoppiare con il Gible precedente, quello con la mossa sdoppiatore, dando a questo il destin comune e al Gible Y la pietra stante, così la natura al 100% verrà passata. Li accoppiamo e facciamo uova finché non esce un Gible con mossa, abilità e natura giuste. Mancano solo gli IV. Mettiamo caso che sfortunatamente questo Gible, che presupponiamo sia femmina, detto per convenzione Gible Z, abbia 0 IV al 31. Quindi andiamo a catturare o un ditto o un Gible con più IV possibili a 31, tenendo conto che debbano essere maschi. Mettiamo caso che riusciamo a trovare un Gible maschio con 3 IV al 31, in PS, attacco e difesa. Poi lo faremo accoppiare col Gible Z finché non esce un nuovo Gible con 3 IV al 31, mossa, natura e abilità giusta. Presupponiamo sia maschio. Ora andremo a cercare, per colmare gli IV nelle altre statistiche, un ditto o Gible con 3 IV al 31, in attacco speciale, difesa speciale e velocità, necessariamente femmina. Il che non è facile, dato che gli IV di un Pokémon selvatico sono random. Quindi, o cerchiamo disperatamente questo Gible con 3 IV almeno in attacco speciale, difesa speciale e velocità al 31, oppure cerchiamo un po' alla volta i Gible che ci servono. Mi spiego meglio. Dopo aver ottenuto il Gible precedente, cerchiamo un Gible femmina con 1 o 2 IV al 31. Basta che abbia almeno 31 IV in una statistica diversa da quello del Gible finora ottenuto. Ad esempio, troviamo un Gible femmina con 31 IV in difesa speciale. Quindi lo faremo accoppiare con l'ultimo Gible ottenuto, finché non uscirà un Gible con 4 IV al 31, ovvero in PS, attacco, difesa e difesa speciale, che chiameremo Gible Alpha, presupponendo sia maschio. Continuiamo così. Catturiamo un Gible femmina con 31 IV o in attacco speciale o in velocità, o entrambe se riusciamo, e lo faremo accoppiare con Gible Alpha, cercando di tenere d'occhio sempre che la natura, l'abilità e la mossa restino uguali. Questo finché non escano Gible sempre con più IV al 31. Continuiamo finché non otteniamo un Gible deciso con l'abilità cartavetro, la mossa sdoppiatore e i nostri sudati 6 IV al 31.
Spero che questa guida vi sia stata utile e nella prossima parleremo degli EV. Per il momento è tutto e alla prossima!